Dov'è tuo marito? Non me lo chiedere. Potresti accompagnarci a un aeroporto? Tutta questa roba? Oh, devo studiare per quel cavolo d'esame di idoneità. Ah, per una scuola di avviamento al lavoro? Per il college. Quanti anni hai? 15 e mezzo, sono un anno avanti. Mooney invece è 2 anni avanti. Allora, siete intelligenti. Resterò disoccupato. Dovrò vendermi il fegato per vivere. Ed è uscito in sella alla bicicletta dal lago. Ah, era meglio se mi davi una pugnalata nel posteriore. Pensavo che fosse una persona degna. Avete un sacchetto per vomitare? Hai la nausea? Manca poco, Earl e Cassie stanno pomiciando. Cosa? Tranquilli, li ho nello specchietto. Lui non sa neanche da dove si comincia. Tale padre, tale figlio! Io vi devo confessare una cosa. Non era solo Bob che cercava di evitarvi, ma anch'io. Ah, non temere, non siamo caviale e champagne per tutti. Un po' era colpa vostra, ma soprattutto nostra. Non avete incontrato i Monroe al loro meglio. Sì, ho capito che avevate dei problemi. Sì. Il fatto è questo. All'inizio è tutto semplice e felice. Poi diventate consociati nell'impresa matrimoniale. È venuto l'idraulico, tu porti Carla in palestra, io vado a prendere tuo padre dal dottore. Finché neanche vi ricordate più perché vi siete messi insieme. Mi capite, vero? No, non capisco, no. No. Ok. Comunque, in questi giorni c'è stata una parvenza di tempi andati. Sono stata così felice. Dammi le indicazioni e vi porto alla destinazione giusta. Oddio. Little GTO, you really looking fine. Prima le signore. Oh, bravo, cominci a imparare. And I'm pretty nice. Listen to her tagging up now. Listen to her whine. Come on, turn it on, wind it up, blow it out, GTO. Yeah, yeah, little GTO. Yeah, yeah, little GTO. Yeah, yeah, little GTO. Yeah.